Speciale ristretto italiano. Addio a Franco Battiato. Un vento a 30 gradi sotto. Addio a un artista impossibile da omologare. Rubo il titolo per l'apertura di questo speciale dedicato a Franco Battiato e a ciò che da tutto il mondo i giornali scrivono oggi di lui dalla rivista musicale spagnola FM. Un articolo nel quale José Mivalle ricorda un'intervista del 2003 nella quale Battiato definì se stesso, in uno spagnolo d'altri tempi, osserva il giornalista, un uomo non catalogabile. Poche composizioni musicali sono creative come le sue, scrive ancora il giornale spagnolo. Poche composizioni musicali attingono a culture così disparate. Un artista assolutamente fantastico. Aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Popolare ed avanguardia, l'artista dalle molteplici influenze ha seguito sia il grande pubblico che la controcultura anni 70. Questo scrive da Parigi Libération. Le mille una vita di un derviscio cantore, sempre dalla Francia, è il titolo di Le Monde. Si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. Tra i cantanti italiani, Battiato è considerato il più versatile, il più intellettuale ed anche il più colorito, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung dalla Germania, e il suo genere di maggiore successo è stata la canzone poetica, ironica e riflessiva. La testata tedesca richiama poi l'avventura politica di 10 anni fa alla Regione Sicilia con Rosario Crocetta e il successivo incidente diplomatico all'Europarlamento quando riservò frasi rivolte alla classe politica decisamente poco delicate. Gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Dall'Austria la Wiener Zeitung sottolinea come Franco Battiato, con la voce del padrone, sia stato in classifica per 13 mesi, praticamente un record. Studiavamo chiusi in una stanza. La luce fioca di candele e lampade a petrolio. E il russo People ricorda come le sue canzoni avessero spesso motivi esoterici, filosofici e religiosi dell'Asia orientale. E poi cita il mistero legato alla numerazione delle 3 raccolte di canzoni d'amore italiane di Battiato con Fleur 1 e Fleur 3, che uscirono inspiegabilmente anni prima di Fleur 2. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. La prova della grandezza di Franco Battiato, scrive da Madrid il periodico, sta nell'avere creato testi dal significato indefinito, testi capaci di lasciare nell'immaginario collettivo espressioni come il carisma e il sintomatico mistero degli occhiali da sole o l'alba dentro l'imbrunire di Prospettiva Nieschi. La rivista spagnola ricorda anche la parentesi della sua giovinezza quando, giunto a Milano in cerca di fortuna nei primi anni 60, registrò le canzoni del momento di successo su dischi flessibili che venivano regalati in edicola con un giornale enigmistico. Chiudo con Eurovisionary.com, il sito sull'Eurofestival che per inciso si terrà questo fine settimana prossimo. Eurovisionary.com ricorda la partecipazione di Battiato al contest dell'84, era insieme con Alice con i treni di Toser, e il sito pubblica i commenti di decine di suoi followers su quella esibizione. Michael dalla Gran Bretagna scrive: fu la canzone migliore di sempre dell'Eurofestival subito dopo Waterloo degli ABBA. Alexander dalla Spagna ricorda che Battiato si classificò 5º su 19 e ricorda un'esibizione piena di glamour. E Robert, un altro inglese, scrive: adoro il modo in cui due interpreti interagivano in questa canzone e il modo in cui Franco passava le parole ad Alice. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Toser. Ristretto italiano di Ruggero Po.